Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Il vaccino Oxford viene fermato, ci sono reazioni avverse gravi e quindi viene sospeso il programma e dicono probabilmente serviranno anni e forse il vaccino non arriverà mai. Lo dice la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica dell'ospedale Sacco di Milano. Stop alla sperimentazione di AstraZeneca. Non dovremmo delegare solamente al vaccino la soluzione dei nostri problemi, dice la scienziata. Quindi il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato la sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al programma. Quindi il gruppo associato all'Università di Oxford ha fatto sapere che il protocollo è scattato di fronte a una reazione avversa seria e inspiegabile, un problema spinale, e che è stata dunque decisa autonomamente la sospensione per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione indipendente. E qui viene il dubbio anche su quei vaccini arrivati dalla Russia o che stanno arrivando dagli Stati Uniti, dove non esiste o sarebbe stata fatta una blanda sperimentazione. Su quello russo si parla di una sperimentazione in corso di applicazione, cioè nessuna sperimentazione, ma quel che succede succede, detto in parole povere. E così viene intervistata la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore del laboratorio di microbiologia clinica, virologa e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano su questa sospensione dei test. E dice così: devo riconoscere che l'azienda ha mostrato tanta serietà nell'indagine e purtroppo devo sottolineare, l'avevo detto, anche se molto triste quando si parla delle speranze di salute della gente. Il vaccino probabilmente ci sarà, anche se non siamo sicuri se ci sarà, ma ha bisogno dei suoi tempi. Il fatto che sia intervenuto in fase 3, un caso così importante rispetto agli effetti collaterali, vuol dire che abbiamo bisogno di seguire le strade tradizionali della ricerca clinica affinché un vaccino possa essere non solo efficace ma anche sicuro. Devono passare 3-4 anni. Possiamo anche avere un vaccino fra un anno e mezzo, ma non saremo mai sicuri dell'assoluta assenza di effetti collaterali e nemmeno della sua efficacia. E quindi che cosa succede ora, dice il giornalista? Beh, a questo punto ci si ferma, si analizzano gli effetti provocati e quale può essere la relazione tra l'effetto indesiderato e la composizione del vaccino. Quindi o si muta qualcosa oppure si amplia il numero di volontari in modo tale da essere più sicuri sugli effetti collaterali. Oppure ancora, come succede per i farmaci, si decide di chiudere la ricerca e concentrarsi su un'altra formulazione. Quindi bisognerebbe ripartire dalla fase 3 e risponde: se si dovesse scegliere di cambiare formulazione, si riparte da zero perché si tratta di un nuovo vaccino. Se invece si dovesse decidere di approfondire questo effetto collaterale, magari si tenterà di cambiare qualcosa nella formula e procedere con una fase 2-3 avanzata. Lei dice: l'ho detto da mesi, un vaccino serio, nel senso di completezza di conoscenza rispetto a efficacia e effetti collaterali, non può essere proposto prima di 3-4 anni. Non escludo che fra 3-4 anni, quando si potrà avere, e se si avrà, potremmo non averne più bisogno. Voglio sottolineare che a parte un vaccino nei confronti di Ebola, che peraltro è stato testato solo parzialmente, non esistono vaccini verso virus ad RNA. Ricordiamo l'HIV e gli altri coronavirus. Non lo dico per demoralizzare, ma per non illudere le persone e non delegare solamente al vaccino la soluzione dei nostri problemi, perché potrebbe non arrivare mai. Io credo che dovremmo puntare molto sulla convivenza con questo virus, adottando le misure che anche i governi hanno indicato. Ma gli altri paesi stanno facendo la corsa al vaccino, accelerano i tempi come Russia e Cina. E lei risponde: beh, non posso dirlo, molti paesi scavalcano questo concetto base, ma la scienza attuale è concepita in modo che si mettano a disposizione i risultati della comunità scientifica mondiale, proprio per evitare che altri facciano gli stessi errori e per andare avanti in maniera sinergica.
Purtroppo sperare che tutti adottino le medesime regole nel mondo attuale è un'utopia, specie per alcune nazioni che sono pronte a mentire nascondendo i dati. E sul negazionismo del virus che cosa pensa? Dice, beh, sono completamente avversa a coloro che sono stati chiamati negazionisti, peraltro un termine proprio poco appropriato, aggiungo io, il termine negazionista si utilizza per quelli che negano l'Olocausto, quindi un termine un po' inquietante, però a chi dice che il virus non esiste, ho detto venga in laboratorio e vi farò vedere il virus nelle colture cellulari, così avrete la prova tangibile. Il virus esiste, il virus ha ucciso, il virus continua a circolare e a contagiare. Un'altra cosa è la mia posizione contro l'allarmismo. Mi baso su un'obiettiva analisi dei dati e non mi faccio influenzare né dai minimizzatori né dai vari catastrofisti. Se ci sarà una seconda ondata non possiamo saperlo. Sicuramente non avremo mai un'ondata come a marzo-aprile, non tanto perché il virus è cambiato, ma perché siamo cambiati noi. Abbiamo un'organizzazione sanitaria che è stata molto migliorata. Abbiamo raddoppiato i posti letti in terapia intensiva, abbiamo imparato a conoscere il virus e a gestire la terapia nelle varie fasi della malattia. E questa è la motivazione più importante per cui adesso non stiamo avendo i morti che abbiamo avuto. E sulle scuole, gli ambienti chiusi favoriranno il contagio. Lei dice, beh, le scuole vanno riaperte perché la chiusura è stata un effetto collaterale, indesiderato ma necessario. Adesso si devono riaprire perché i ragazzi devono colmare il divario culturale, ma anche quello psicologico. Che poi si riesca, malgrado lo sforzo degli insegnanti, a mandare e a mantenere distanze e mascherine indossate nella maniera corretta, dubito. Si cercherà di fare il meglio possibile e alcune scuole verranno chiuse, ma con questo non potremmo dire che il piano di riapertura sarà stato un insuccesso. Certo, se continuiamo con queste misure così restrittive, bloccare tutta la classe per un bambino con la febbre, fermare la famiglia, tamponare tutti i contatti, tutti gli ambiti lavorativi diventeranno difficoltosi. In questa situazione, con un aumento dei contagi contenuti, penso che potremmo un po' allargare le maglie, pur rimanendo attenti. Certo, a ottobre-novembre la situazione potrebbe peggiorare, dato che sappiamo che gli ambienti chiusi e i mezzi di trasporto affollati non giocano contro il virus e quindi sarà necessaria una raccomandazione maggiore da rispettare le misure. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, al prossimo video tra circa 7-8 minuti.